minimo di solennità, ci vuole. Sì, la firma ha un valore per noi, non è solo un fatto giuridico, ci crediamo, c'è anche la stretta di mano, insomma, quindi ci sono tante modalità di comunicare la propria determinazione nel fare le cose. Io non aggiungo tanto a quello che è già stato detto, rinnovo questo invito, insomma, è chiaro che se la vogliamo voltare davvero questa pagina lo possiamo fare il 6 e il 7 di giugno. In occasione delle elezioni, quando ci consegneranno nei seggi la scheda elettorale, e lo possiamo fare però anche nel tempo che ci separa da quella data, da oggi in avanti, insomma, partecipando alle iniziative come quella di oggi, e ne faremo su diversi temi che interessano i diversi ambiti della città, e facendo i candidati, ma non solo i candidati, la loro bella tradizionale campagna elettorale, iniziando come si fa dalla cerchia dei familiari, degli amici, e per estendere poi alle persone che si conoscono e anche quelle che non si conoscono. Noi metteremo, credo, la nostra parte soprattutto nella politica di ascolto delle realtà associative, insomma, che rappresentano soprattutto le categorie, le associazioni di volontariato, le società sportive. Ma noi, ad esempio, nel nostro programma, non l'avevo detto ma mi viene adesso così in diretta, abbiamo previsto di affidare direttamente alle società sportive la gestione degli impianti, salvaguardando ovviamente la fruibilità collettiva degli impianti, perché quelli sono diritti inalienabili, però vogliamo anche qui voltare pagina e coinvolgere direttamente chi per mestiere, per passione, per capacità gestisce gli impianti, dove tanti dei nostri giovani, dei nostri ragazzi vanno a imparare il calcio, il tennis, il nuoto, la pallacanestro, e quelli più bravi poi sono diventati atleti delle diverse squadre che rappresentano Fidenza. Bisogna votare per noi, per ognuno di noi. Adesso io non dico come lui di votare per me, perché non sarebbe corretto, e quindi non voglio dire che potete votare anche solo per me, però votate per tutte e quattro le liste, per una delle quattro liste, insomma. Ci sono dei candidati, li valuterete come persona, per quello che sono in grado di rappresentare, per quello che hanno fatto nella loro vita, per le potenzialità che possono esprimere in un ruolo di tipo amministrativo, politico, gestionale. Sosteneteci per voltare pagina, per riuscirci. Insomma, il nostro sogno è di superare il primo turno e vincere al primo turno. Viceversa ci sarà l'ipotesi del ballottaggio. Se però raschiamo il fondo del barile, davvero dei consensi, parlando con le persone, parlando con tutti, cercando di convincere, di motivare, di far capire che il nostro è un progetto davvero nuovo, moderno, alternativo, per una Fidenza che stia nel suo territorio con un ruolo più forte, più importante, che gli deriva dalle sue dimensioni ma anche dalla sua collocazione geografica molto buona, utile, insomma, strategica rispetto alle rotte viarie e commerciali. Vogliamo così modificare in positivo il rapporto con la città capoluogo, senza esserne sudditi, senza esserne vassalli, però senza le preclusioni ideologiche che hanno chiuso un rapporto con una realtà importante come quella di Parma, dalla quale possiamo ricavare ricadute positive anche per il nostro territorio. Fidenza deve diventare una città che si apre ai mondi nuovi, alle nuove esigenze, alle nuove potenzialità. Può farlo se
alla governa una squadra che crede in questo tipo di politica e noi insomma siamo convinti di esserlo e ci candidiamo senza presunzione ma con convinzione, con determinazione a rispondere ai bisogni di tutti i fidentini, perché saremo, credo, l'abbiamo detto fin dall'inizio, l'amministrazione che offre pari opportunità alle persone, alle categorie, alle associazioni senza nessuna attenzione a logiche di schieramento o di appartenenza, ma soltanto sulla base dei bisogni, dei desideri, delle aspettative, degli interessi anche legittimi che ci sono. Ci si siederà al tavolo, si ragionerà, se ci sono le condizioni per dire di sì lo faremo e se non ci sono le condizioni diremo di no. Le persone apprezzano anche un no rispetto a un sì, no, vediamo domani, dopodomani, che mi sembra un po' la telenovela che sta succedendo dall'altra parte nella scelta del sindaco. Insomma, si decidessero, ma si decideranno, perché poi il tempo inesorabile costringe a prendere le decisioni, perché poi bisogna presentare le liste il 5 di maggio e quindi insomma. Un'ultima cosa che volevo chiedere a tutti voi, se nei prossimi giorni ci date una mano a raccogliere le firme che sono necessarie per presentare poi le singole liste. Faremo poi in modo di farvi sapere come, dove e quando. Grazie, buona serata a tutti e arrivederci.